Ci siamo. Quindi io sarò questa bonazza. Ma voi la vedete? Gli vedete la faccia? In caso mi metto in basso a destra, ok? Siete pronti? Aiuto. Early access, sì. Allora, nel primo capitolo, per chi non l'avesse giocato, noi eravamo il figlio di Ade e dovevamo scappare dall'inferno. Io qua non so che succede, però già questa... Yaddi! Anime perdute! Ok, molto facile per ora. Già, se questa mi parla di Crono, Crono è uno dei titani, eh? E io vi ricordo che i titani e gli dei sono in guerra. Cioè, letteralmente... Crono è il padre di Ade, Zeus e Poseidone, quindi... Oh, ma ancora? No, dico basta, eh? Ragazzi, che divinità è questa? Crono è il padre ed è comunque nemico... Sì, esatto, sì. Cioè, gli dei li hanno imprigionati, i titani. Ok, Crono è super malvagio. Esatto, vedo che lo sai, bravissimo, bravissimo. Qualcuno ha studiato. Melinoe. 8 parole. Ma ragazzi, ma che diavolo succede? Chi è questo poi? Ma come Apollo? Look, we can't get to the Titan, but if you truly mean to stop him, then the least I can do is light your way down. Ma come Apollo? No, ragazzi, io così però mi rizzo, eh. Ma come dio della luce, dio del sole? È della luce. Ma no, ragazzi, non c'era questa mossa nel primo. C'era solo la schivata nel primo. Bello, ci sta, oh, ci sta. Apollo. Ragazzi, essendo lui il dio della luce, non poteva non essere così bello. Che dire, mi sto incastrando, fermi. No, Poseidone? Ragazzi, Poseidone o questo frutto strano? Ehi, Poseidone. Mio dio, urlatrici? No, senti. Yaddi! Ho capito, avete l'alito un po' che putta. Ehi, non si fa. Guarda, ragazzi, che bello, nuovi nemici, che bello, nuove meccaniche, mi piace. Non ho visto, oh no, questi hanno la protezione, fermi. Siete pronti a vedere com'è diventato Poseidone? Troppi nemici all'inizio, non hai visto niente ancora. Sei uno dei miei... dei fratelli di mio padre. Quindi questa è la sorella di Zagreus. È la sorella del protagonista del primo. Dun 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 dun. Che twist! Nipotina perduta. Ma questo sembra un coso satanico, ragazzi. Ma che diavolo succede? E ci sta, perché dopo tutto siamo la figlia di Ade. E quindi del diavolo. Allora, questo è Caronte, quello che ci vende le robe. Questa invece è la tizia dell'amore. Ora, sinceramente, io vado da Caronte, perché ho bisogno di vita. E quindi di uno snack. Capite bene che... E addio! No, mi fa schifo questo design. Ma ho 2 di vita in tutto questo. Io ho 2... Cioè, io ho uno sputo e muoio praticamente. Mi soffiano in faccia e io muoio. L'ho chiamata, zi. Let's go, ski. Oh, ma strega a chi? Oh, ma spicca a chi? Ma che diavolo? Avete visto il cambio di disegno? Odisseo. Odisseo. Ragazzi, raga, è lui. È Hypnos, vedi che dorme. Vedi? Oh, aiuto. Sonno incarnato. È la divinità che rappresenta il sonno. E ovviamente che fa? Dorme. Ma i capelli sono cambiati tantissimo. Odissea Ghi. Allora, non è una strega perché ha gli addominali più quadrati di me. Ok? E sta calmo però, calmo. Questo, per chi non lo conosce, c'era anche nel primo. Questo esiste solo per farsi prendere a botte da noi, capito? È tipo per fare pratica, ecco, vedi? Ricomincia la run. Bello, ci sta. Questa è Artemide. Ehi,
Ecco Albi, primo fail fatto, Artemide, no, è Demetra. Dea delle stagioni. Ascolta, a parte che sei vecchia, senza offesa per questa dea, mio Dio, ho offeso. Oh no, supererò questa penombra in qualche modo. Sì, però ragazzi, c'è qualcosa che non mi quadra, eh. Allora, punto primo, l'arma con la quale si inizia mi fa altamente cagare. Ok, è una lancia un po' fake. Guarda, è una lancia. Allora, per sbloccare le lame sorelle ci serve uno di argento, che secondo me lo prendiamo al primo boss, sconfiggendolo, e non è assolutamente cosa di oggi. Ehi. Comunque ci sta, oh, ci sta.